saluto ai nostri utenti che ci seguono sulle piattaforme social Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Ospite della trasmissione di oggi, l'assessore regionale alle attività produttive, cultura e turismo, Mauro Febbo. Ben ritrovato, assessore. Ben trovato a te e ai telespettatori, grazie. Saluto intanto i nostri tecnici, Enrico Messeri, Maxi Bride e Luigi Filippi, che curano la rubrica di SOS Coronavirus, la regione in ripartenza. Assessore, dunque, com'è andato l'incontro tra governo e regioni proprio sul tema della ripartenza? Ma diciamo che il governo ha recepito le istanze dei governatori, dei presidenti delle regioni, perché insomma, dopo oltre 60 giorni di chiusura e di fermo, i dati che ci sono, soprattutto insomma, in molte regioni, nella stragrande maggioranza delle regioni, credo che qualche segnale all'economia andava dato. Peraltro era stato lo stesso governo ad anticipare una serie di date e quindi creare un'aspettativa, un'aspettativa che chiaramente poi sui territori noi assessori e il presidente chiaramente sentiamo le richieste dei territori, chiaramente le sentiamo più noi che rispetto al governo. Quindi il governo non ha fatto altro che dover recepire questa istanza. Quello che ci è dispiaciuto è che durante quell'incontro c'era stato detto: va bene, potete cominciare a lavorare sulle ordinanze di riapertura, però vi dovete attenere a linee guida dell'INAIL che usciranno tra il giovedì e il venerdì. Quello che ci è dispiaciuto è che le ordinanze, le linee guida dell'INAIL sono uscite ieri, almeno le due che sono poi quelle più attenzionate, che riguardano il balneatori, perché quando si parla di turismo chiaramente si parla di mare, quindi di stabilimenti balneari, e quello che riguarda la ristorazione e la somministrazione in generale. Quindi significa che queste linee guida già c'erano, insomma la cosa non ci è piaciuta, ma soprattutto siamo rimasti sconcertati da ciò che c'è scritto su queste linee guida. Riteniamo che siano state scritte con un rigore ed una, credo, anche non conoscenza proprio della materia. Ci sono misure e misurazioni eccessive. Se dovessimo correre dietro ciò che hanno scritto l'INAIL, praticamente non riapre più nessuno, perché mettere le distanze così come sono state indicate per il sistema balneare a 5 metri rispetto ad una fila, a 4 e mezzo rispetto al corridoio, significa che ogni ombrellone deve essere messo, occupa oltre 21 metri, il che francamente non aprono i balneatori, perché hanno già problemi, giustamente in questo caso per quanto riguarda i bar, hanno problemi sulla ristorazione, giustamente questo lo riconoscono, non si possono aprire i giochi, non si possono attivare le piscine, insomma eccetera, gli metti pure una limitazione di ombrelloni di oltre il 70%, è chiaro che questi non riaprono. Quindi noi come regione, e così pure per 4 metri quadri al di fuori di ogni logica anche sanitaria, che fino a oggi si è detta, perché è sempre parlato di un metro, di distanziare un metro, ma chi conosce il sistema della ristorazione abruzzese e nazionale, quindi mi permetto di parlare in questo caso come presidente della commissione turismo a livello nazionale, sa che noi la ristorazione è fatta nei borghi, nei centri città, dove ci sono piccoli ristoranti famosi appunto perché hanno pochi posti a sedere, insomma. Quindi francamente, insomma, noi come Regione Abruzzo, ma posso assicurare che oggi ho sentito gli altri 19 assessori regionali e due assessori provinciali delle province autonome, andremo avanti con le nostre ordinanze, con i protocolli che sono stati scritti tra le organizzazioni datoriali e sindacali, e quindi c'è la massima copertura anche in questo caso dal punto di vista sanitario, applicando tutta la rigidità possibile. Per dirne una, la ristorazione la renderemo, si potrà fare, si potrà aprire da lunedì, ma su prenotazione.
cioè noi alcuni vincoli comunque li continuiamo a mantenere, cioè non vogliamo fare libera tutti nella maniera più assoluta, vogliamo però che gradatamente, così come l'abbiamo concesso per altre attività, si cominci a far ricircolare un po' di economia, che, insomma, un sistema come quello abruzzese, come quello nazionale, bloccato per 90 giorni non regge, soprattutto non regge. E qui non è un'accusa politica, perché non voglio entrare nell'accusa politica, però insomma il sistema economico oggi, la cassa integrazione, l'INPS e il governo ancora la pagano, il fondo perduto non, ancora addirittura il famoso decreto di aprile, siamo a metà maggio, non tutti gli autonomi hanno preso le 600 euro che non mi sembra in 90 giorni risolvono i problemi di una famiglia, insomma credo che ci sia necessità di riaprire. Noi faremo le nostre ordinanze, le notificheremo al governo, perché abbiamo sempre fatto così, noi siamo una regione che ha sempre voluto che ci fosse una cabina di regia, non vogliamo arrivare allo scontro, così come ci è stato riconosciuto e siamo stati la regione capofila, è quella che è stata copiata, e ci fa piacere quando gli altri ci guardano, per quanto riguarda i servizi alle persone, quindi gli acconciatori e gli estetisti, notificheremo al governo le nostre ordinanze che riguardano anche altri problemi. Diamo la possibilità sempre a chi, per quanto riguarda il territorio regionale, a chi ha la casa, la seconda casa, di poterla raggiungere e di poterci anche pernottare nel fine settimana, chiaramente. Quindi un'altra limitazione, ci puoi andare, ma ci puoi andare e ci puoi pernottare solo nel fine settimana. Diamo la possibilità di riaprire agli agriturismi, perché sono quelli che normalmente sono situati nelle zone rurali e quindi aperti, diciamo, non chiusi nei locali. Insomma, stiamo predisponendo una serie di ordinanze per cercare di dare un significato importante alla nostra economia. Sempre però ribadendo, e lo ribadiremo sempre a tutti, che bisogna uscire con la mascherina, bisogna rispettare le distanze, gli imprenditori, sia essi balneatori, sia commercianti, sia balneatori, ristoratori, eccetera, devono comunque applicare rigidamente i protocolli che gli verranno indicati. Ecco, assessore, quando saranno pronte queste ordinanze? Guarda, le ordinanze noi le avevamo già pronte, le stiamo ritoccando, perché noi ci vogliamo adeguare a quelle che sono le linee guida dell'INAIL, ci mancherebbe altro, è un istituto predisposto su quello, ci mancherebbe, quindi le stiamo ritoccando rispetto ad alcune situazioni che noi avevamo messo. Quindi io credo di poterle sottoporre all'approvazione del Presidente già da domani, se non questa notte, vediamo, tra stanotte e domani, in maniera che poi ci possano lavorare anche gli altri uffici oltre il mio, perché chiaramente c'è sempre un iter che va seguito, ma l'intendimento, le indicazioni che mi sono state date, che ci siamo dati ieri in riunione sia di maggioranza sia di giunta, sia questa mattina l'ultimo confronto che ho avuto con il Presidente Marsilio, andiamo verso questa direzione. Quindi commercio al minuto sarà aperto, compreso i negozi di abbigliamento. Per l'abbigliamento dovranno applicare chiaramente nel rispetto poi dei metri quadri, quindi chiaramente non è che possono entrare, sempre nei piccoli locali, sempre uno per volta, eccetera. C'era quel problema della famosa prova che viene fatta nei negozi di abbigliamento, quindi basta che poi quel capo che è stato provato venga sottoposto alla vaporizzazione, non chiaramente agli altri sistemi, perché è chiaro che il cloro e gli altri sistemi non possono essere messi sui tessuti, così come i camerini devono essere sanificati quando un cliente va via. Quindi riapriamo il commercio, riapriamo tutte le attività artigiane che adesso erano un po' aperte, un po' chiuse, c'era qualche attività artigiana dove potevano lavorare solamente i titolari e non per colpa nostra, ma perché c'era il DPCM a monte che lo bloccava. Quindi riapriamo tutte le attività artigiane, consentiamo il weekend nelle seconde case, quindi venerdì, sabato e domenica e basta, quindi ci si può dormire la notte tra venerdì e sabato, tra sabato e domenica, apriranno
i bar e la ristorazione e gli agriturismo, e diamo la possibilità ai balneatori di piazzare diciamo le loro stabilimenti, quindi trovare la composizione. Ecco, questo tema. Un successivo provvedimento per quanto riguarda le spiagge libere, adesso caliamo all'interno delle ordinanze le indicazioni dell'INAIL, però siccome settimana prossima avevamo detto che ci sarebbe stato un incontro tra i comuni, la capitaneria, la prefettura, eccetera, torneremo sulla spiaggia libera. Tanto le spiagge prima che le riapriamo non possono essere oggetto di stazionamento.